Ciao, sono Patrick Sheri e oggi ripassiamo in tre punti i canti di Castelvecchio di Pascoli. La prima edizione dei canti è del 1903, l'ultima è del 1912. 1. Continuità con Mirice. La raccolta Canti di Castelvecchio mostra dei temi e delle strutture che richiamano da vicino quelle già incontrate in Mirice. Tuttavia la raccolta presenta una minore compattezza di ispirazione. 2. I temi. All'interno della raccolta Canti di Castelvecchio è possibile intravedere due temi strettamente intrecciati fra loro. Il primo è quello della natura, con la sua alternanza di vita e morte, inizio e fine, rappresentati attraverso lo scorrere delle stagioni. Il secondo è quello della tragedia familiare, incentrata sulla morte del padre. Questi due temi sono intrecciati fra loro perché lo scorrere, il ritmo naturale e infinito dell'esistenza, proprio del mondo naturale, viene interrotto brutalmente dalla cattiveria umana, rappresentata appunto dall'assassinio del padre. Numero 3. I pregevoli risultati poetici presenti in questa raccolta. Nei canti di Castelvecchio troviamo componimenti come A mia madre, la mia sera o soprattutto Il gelsomino notturno, nei quali è possibile ravvisare i nuovi moduli espressivi e la nuova sensibilità realizzate da Pascoli. Con questo concluso, se non vuoi perderti altri video, iscriviti al canale e attiva le notifiche. In bocca al lupo e al prossimo video.